Oggi cerchiamo di fare il sentiero dei grandi alberi, che come recita il cartello, partendo da Morterone, dovrebbe durare circa 3 ore. La partenza non è subito ben chiara, perché da qui ci sono anche tutti i sentieri che portano al Resegone, ovvero penso quella cir ma. Per arrivare a Morterone da Ballabio sono circa 15 km, ma tutti di tornanti e ci impiegherete circa 40 minuti. Qui i miei compagni del giorno, Cam, Latitti e Marco. Il cartello dice Sentiero dei Grandi Alberi, Frasnida 45 minuti, Alpe Costa del Palio 2 ore e 30. C'è un percorso vita e come dicono le mie compagne, ce la lasci o se sopravvivi. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down. Avvistiamo dei cartelli. Sentiero dei Grandi Alberi, Frasnida Alta, 5 minuti, Alpe Costa del Palio, 1 ora e 45. E invece qua giù si va a Frasnida Bassa, nucleo storico monumentale. Cosa sceglieremo? O scegliere Angelo? La pigrizia ha vinto, quindi si evita di andare a vedere il complesso monumentale per stare sul Sentiero dei Grandi Alberi. Vecchia dimora di salitina che inizia a farsi sentire. Questa è la fontana dello zucchero.
E adesso ce l'ho al Pecosta del Paglio in 1 ora e 10. Questo pezzettino di sentiero potrebbe essere fastidioso per chi soffre di vertigini, quindi il consiglio è guardare alla vostra sinistra. Andiamo a vedere Cam dove è finito. Ah, nella fontana del Merlo. Ciao Cam. Che bellezza. Noi eravamo là prima più o meno, eh? Noi spostiamo le pecorelle. Perché poi vediamo cosa ci aspetta. Siete curiosi? Venite. Wow. Molto, molto bello.
all'agriturismo Alpe del Palio. Mi ha mangiato un tagliere con i salumi, buono, ve lo consigliamo. Adesso andiamo verso Morterone, centro, 50 minuti. Morterone centro, 40 minuti. Eravamo lassù. Spettacolo, sono le 18.36. La nostra gita è durata 5 ore e 34. Molto bello. Alla prossima!